Hakuna Matata ragazzi, prima di iniziare il video aspettate un attimo. Volete provare a vincere un torneo? Magari intascarvi qualche soldino? Competere eccetera eccetera? Molto bene, sono il padrino dell'Open Fiber Cup. Un torneo ogni venerdì per tutto luglio. Qui davanti a me ho tutte le date. Venerdì 3 luglio inizia alle 14. Poi abbiamo il 10 luglio alle 15.30. Il 17 luglio alle 15.30. 24 e 31 luglio. Si giocherà sulla piattaforma ESL, vi lascio il link in descrizione di come registrarsi, di come e quando registrarsi, di quello che bisogna fare, raga, è molto molto semplice. Questa volta tra l'altro non casterò ma giocherò il torneo, sarà in solo, regolamento eccetera eccetera, lo trovate tutto quanto nei link che vi ho passato qua sotto, quindi ragazzi vi sfido. Le registrazioni sono aperte, però mi raccomando, non è che sono aperte all'infinito, quindi prima fate la registrazione e prima vi aggiudicate un posto al torneo. Da quello che so, massimo 600 partecipanti e oggi che 29 già sono scritte 60 persone. In più vi volevo ricordare che questo torneo è suddiviso in 5 parti, quindi ci saranno 5 tornei, quindi significa che vi dovete registrare 5 volte a ogni torneo. Fate finta che sia come una cup su Fortnite direttamente, quindi 5 tornei, 5 registrazioni, ma dopo che avete fatto la prima, le altre basta fare registra di qui e il gioco è fatto. Se siete minorenni potete partecipare, l'importante è che a fianco a voi nel momento della registrazione ci sia un vostro genitore che vi dia la sua documentazione da mettere nel torneo. Spero che tutto questo sia chiaro. Quindi ragazzi, mi raccomando, vi aspetto al torneo Open Fiber Cup ogni venerdì sul mio canale YouTube. Ci sarà una live dove appunto mi vedrete giocare. Bella. Mo siete curiosi, eh? Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro liceo numero 89. Non mi chiedete di spegnere il condizionatore perché non lo spengo. Io scommetto che queste non le avete viste da nessun'altra parte. Sono delle box misteriose, come potete vedere chiaramente da qua davanti in spagnolo, che ha fatto Ninja. Subito un bel pollicione in su per il vostro dicembre 89. Calcolate che queste box sono quasi introvabili, si trovano su Amazon. Io vi lascio il referral link di Amazon se le volete acquistare. Sono rarissime. Io ne avevo già comprate prima del Covid, non mi sono arrivate, mi hanno restituito i soldi e adesso le hanno rimesse. Calcolate che si differenziano perché, come potete vedere qua davanti, questa è la scatola D, questa un po' sfondata è la scatola A. Io ne avevo prese 4, te le spediscono in maniera casuale e qui sotto ne ho altre 2D, che però non so se cambiano gli oggetti internamente o se A, B, C e D sono tutti oggetti diversi, non lo so. Se arriviamo a 40.000 mi piace, apro le altre 2 box. Io innanzitutto inizierei con la A. La ce ne abbiamo una sola, mezza sfonnata tra l'altro. Sicuramente c'è una mezza parrucca di ninja e va bene. No, aspettate un momento. Aspettate un secondo. Che cos'è sta roba? Descubre tu sorpresas occultas. E io vado ad aprire questo qua, che è il più grande. E questo è il corte ninja, ninja chop. È proprio bello. E pesa. Mo se te lo tiro addosso adesso ti faccio un male. Ma tu non hai idea. Cioè, è pesante. Questo è tipo calendario dell'avvento. Io non lo vedo, vedete prima voi di me. Il colpo è ninja ninja poké. Tipo se mangia a sto punto. Sono 2. Bravo, si è meritato tutte queste cose, sono contento per lui. È tipo lui che lancia una Kamehameha, credo. Ah, è quello pim pim pum 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 tan 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 tan, però gliel'hanno fatto blu. Il punetazzo ninja o ninja punch. Guarda che bello, eh. Ah, e ce lo mettiamo qua. Qui in Italia costano un botto sti cosi, secondo me, cioè 45 euro. Però è anche vero che c'hai un botto di roba. Cioè ce n'hai proprio tanta, calcolando che viene pure dall'estero. Una bomba. Guarda che caruccia. Ci abbiamo... No, questo non l'ho preso. Questo è il Gulp Ninja Ninja Poké. Ce l'ho pure io tutti gli adesivi miei. Big fan. Che mi metto sul PC, sul vetro, mi metto. Se lui si mette adesivo mio sul coso. Vabbè, ma sono tutti oggettini molto carini, raga. Sono molto molto carini, ma ovviamente l'investimento lui gliel'hanno fatto. Questo deve star cinema. Che poi voi non lo sapete, ma in realtà
c'è anche un personaggio rarissimo da trovare, che sarebbe quello rosso. Quello è tipo bravo, cioè quello è bravissimo. E poi c'è questa, quindi questo è completamente finito. Questa qua era la box A, questa qua, e poi c'è questa. Perché stai a ridere? Non sta bene? Sì? Andiamo a aprire la seconda box, che questa qua è la box di prima qua, se ci avete fatto caso, era la box A. Adesso andiamo con la box D. Io vi dico, se questi video vanno bene e sono interessanti, io sono anche predisposto a comprarmi altre 5 box e a cercare il personaggio Stra Limited Edition. Apriamoci il primo. Tra l'altro potrebbero essere anche le stesse cose per quanto mi riguarda, eh. Non ne ho idea. Così anche voi vi potete basare su quello che faccio io. Dici, me ne compro 40, ho capito, ma poi se c'è la stessa roba? Non mi sembra tanta la stessa roba. Lo dico già da subito, perché questo è caruccio. Una micro lampadina, un mondo ninja, una cosa tutta particolare. Vabbè, l'appoggio qua, si vede? Andiamo a vedere il secondo. Mi sa che siamo pieni di questi pupazzetti, come faccio vedere io. Ah, qui piange. Ah, ma so tipo se fossero le emoticon. Andiamo avanti. Che genio. Oh, questo è ciotto. Guarda, è un cuoriciottolo. Mi sa che è raro, eh? Ma sono contentissimo, è ravo! Questo è ravo! Amo, questo è là, cioè fammi soldi con questo! E mo me ne compro 60.000, ecco là. Vabbè, questa bomba ce l'abbiamo. Ah, prima ce n'erano di più, mo ce n'è uno sola. Vaffanculo. Ci abbiamo a lui che lancia una kamekame qua. Io, ragazzi, qua la cosa si fa interessante, eh. Ah, doppione. Oh, se vedete rosso, impazzisco, eh. No. Cioè, quello super raro è questo rosso. È molto bello. Ma potevi essere rosso? Uffa, però uno raro l'ho trovato. Vaffallovo, vaffallovo. Ho preso tutto. Le cose che mi sono piaciute di più, vabbè, indubbiamente questo, che è la mascotte di Ninja. Questo qua che è raro. E la parrucca, secondo me, è top. Adesso io non voglio dire, no, Ninja c'ha questo e io c'ho a questo a qui. Eccolo qua, il mio paguretto, che tra l'altro io vi dico, ho chiesto a YouTube se mi dà una mano a venderli, perché io in cantina ce n'ho all'incirca 1100 di questi qua. E di metterli in shop qui sotto. Cioè, avete presente dove ci sta, che ne so, Joker, c'ha lo shop dei cappelli. Io ho detto, mi date una mano a mettere questi. E poi ci proveranno. Ho capito dopo la tematica di queste box, che praticamente sono box a sorpresa, dove possiamo trovare degli oggetti anche rari. Io vi ho detto, lasciamo like, perché io di queste box ne ho altre due. E sono altre due D. Allora, io mi viene in mente, non è che tante volte Ninja Company hanno fatto in modo e in maniera tale che nella box A tu trovi questa roba qui, di cui puoi trovare raro uno di questi. Nelle D puoi trovare raro uno di questi. Ciò significa che se questo rosso è tipo rarissimo, io ho altri due box D. No, non lo voglio fare. La rimetto, la chiudo e non voglio vedere. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, pollicione in su, commentate, condividete se non siete iscritti, iscrivetevi. Al prossimo appuntamento al vostro CM89, vi ricordo 40.000 like, che non sono tanti. Vi porto le altre due. Per favore, arriviamo a 40.000 like, perché io sono curiosissimo. Fate come vi pare, io sono troppo curioso. E comunque, uno raro, ce lo siamo portato a casa. Guardate gli altri due video che sono apparsi qua in descrizione, c'è qua davanti. E vi ricordo che il mio codice creatore su Fortnite è CiccioGamer89. Bella.